Ciao a tutti, questo è un corso di ipnosi legato però ad una tecnica specifica che si chiama la tecnica della domanda del miracolo o Miracle Question di Steve DeShazer. La domanda del miracolo non necessita per forza l'ipnosi, non è nata come una tecnica ipnotica, però io la uso spesso, spessissimo, addirittura direi quasi sempre, nel colloquio, perché mi aiuta tantissimo ad andare subito nel dunque, diciamo, andare subito nella soluzione piuttosto che rimanere sul problema. È una tecnica che va molto bene per clienti che raccontano troppe cose e fanno fatica ad andare ad un punto chiave della situazione. Clienti quindi che tengono un po' a rimuginare troppo. Clienti che non sanno bene cosa vogliono, che non sanno definirlo, che bloccano la soluzione, bloccano lo stare meglio. Con questa tecnica ci concentriamo sulla soluzione piuttosto che sul problema. Concentriamo anche sulle risorse del cliente. Sproniamo il cliente ad immaginarsi una vita migliore. Scopriamo l'obiettivo dietro gli obiettivi presunti. Troviamo i vari passaggi che sono possibili per stare meglio. Stimoliamo proprio il cliente la sua capacità, primo, di immaginarsi una vita migliore, secondo, di agire, terzo, di poterlo fare in un modo che è molto più vicino al cliente di quello che noi potremmo immaginare come terapeuti. Quando io faccio queste domande, quando uso questa tecnica nel colloquio, generalmente l'ipnosi dopo sarà molto più efficace. Però la posso anche usare durante l'ipnosi stessa, cioè durante la trance. Ma tutte e due queste versioni portano spesso la seduta ad un cambio radicale verso il meglio. In questo corso ti spiegherò la tecnica, ti farò poi vivere la tecnica a te come cliente e poi ti mostrerò però anche qualche seduta dove tu vedrai proprio come questa tecnica ha trasformato la seduta. In una di queste sedute vedrai che, per esempio, la cliente è venuta con un desiderio, per esempio, di scoprire cosa è successo un certo giorno della sua vita, ma mentre io gli facevo queste domande, lei si è accorta che in realtà la cosa più importante che lei vorrebbe avere non è sapere esattamente cosa è successo quel giorno, ma è stare meglio nella vita per un'altra cosa. E quindi si è concentrata sullo stare meglio piuttosto che star lì, andare a vedere, fare, che comunque può essere interessante, però. Improvvisamente a lei è proprio venuto chiaro che quello che stava cercando ce l'ha già e non cambierebbe niente in realtà se lei andasse a scoprire cosa è successo quel giorno. Sarebbe interessante, ma non cambia il fatto che lei comunque può vivere meglio.